La telefonata con la quale Gilda accettava l'invito che le avevo scritto sul biglietto lasciato la sera prima alla cassa del bar. Mi sembrò più un atto di cortesia che foriera di felici aspettative. Disturbo, sono Gilda. Vado a prendere il pupo all'asilo. Poi potremmo incontrarci alle giostre. Alle 5 all'angolo della posta, va bene? Alle Gilda. Sì, va bene. Benissimo. Tu. La meraviglia, la rapidità con la quale mi aveva contattato. Lo stupore per la docilità del suo seguire il mio desiderio senza porre domande. La scelta di andare in un luogo affollato, dando adito a pettegolezzi. Tutto ciò ed altro ancora furono motivi che mi convinsero a credere che Gita non aveva capito la ragione vera del mio invito. Avvaloravo l'ipotesi che lei non aveva potuto comprendere le mie intenzioni, in quanto non ero stato sufficientemente esplicito, amicante. Il dottore vuole passare un po' di tempo in giro prima di tornare nel castello. Nel castello della sua libertà. Forse aveva pensato così. Se il dottore avesse un'intenzione segreta, non avrebbe scritto un biglietto, né tantomeno lo avrebbe consegnato aperto alla cassiera, dandole l'opportunità di leggerlo. Uno che cerca un'amicizia più intima con una donna non le chiede di uscire con il bambino. Sarà in partenza per altri 1000 anni e vuole rimverdire ricordi passati. Aveva ragione. Tre, quattro, 1000 ragioni. Decenni di razionacinanti eccessi. Avevano inaridito finanche ogni mio elementare presupposto di comunicabilità. Bravo! Avevo speso gran parte della vita nella peggiore maniera, solo, senza essere solo. La telefonata di Gita seguì lo sferragnante rumore del chiavistello divenuto rugginoso per essere rimasto a lungo inutilizzato. Gertrude, entrando con la cautela e la discrezione di chi non deve disturbare. Dottore, già sveglio? Come mai? Stare bene? Sì, tutto a posto. Tu sei mai stata sola, dottore? Per stare soli bisogna essere soli. Io non sono mai stata niente, figuriamoci se mi potevo permettere il lusso di essere sola, stare sola, solitudine. Voi ve la potete permettere, io no. Ho impegnato un secolo per decidermi a fare il primo passo, senza ribellarmi. Ho lasciato che la nostra amicizia giovanile, il nostro affetto, la reciproca e irriducibile attrazione che ci dominava, scadessero in un agido rapporto tra il dottore e la padrona dell'American Bar. Ho visto il tuo e il mio amore come su quella giostra, girare, 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 fino a perdere il senso dell'equilibrio.
porto loro la mano a sostegno. Devo recuperare non solo il tempo perduto, ma soprattutto il coraggio di esistere. Sposiamoci domani. Tu sai quanto ti amo. Così l'avevo detta in una parte, aspettando che Isidoro terminasse un giro sul trenino. Mamma, mamma, è bellissimo! Ci sono gli indiani, ma li tu! Vuoi fare un altro giro? Vai. Ben gettone all'uomo con la divisa rossa. Vai. Gilda non mi aveva chiesto dove ci saremmo sposati o dove avremmo vissuto, né chi sarebbero stati i testimoni. Nessuna domanda relativa al ristorante, al viaggio di nozze, alle foto, agli invitati. Bomboniere, addobbi floreali, limousine, paggetti, veli, vedette, musica, cori, coretti, anelli, catene. Nulla. Gilda aveva iniziato dicendo: va bene. Poi aveva atteso che il popo fosse lontano, e allora guardandomi negli occhi, e lui sarà mio figlio.